e che dobbiamo sfruttare. Ha scatenato non poche polemiche il discorso del neoassessore Davide Bruno, che ieri si è presentato ufficialmente dinanzi al Consiglio Comunale di Battipaglia. Bruno si è soffermato sulla decisione di entrare a far parte dell'esecutivo guidato dalla sindaca Cecilia Francese, spiegando le motivazioni che lo hanno indotto ad accettare e lodando l'operato della prima cittadina. Il sindaco Cecilia Francese ha avuto la capacità di mettere insieme persone dall'orientamento più diverso in un unico obiettivo, il rilancio della città, facendo appello alle migliori risorse di questa comunità, che troppe volte e troppo spesso sono disperse in un contesto di immobilismo. La città va pacificata anche per un periodo di tempo congruo. La formula simul stabunt, simul cadent, racchiude la stabilità di governo e al tempo stesso il legame che tiene insieme gli organi elettivi e il sindaco eletto. Vanno apportati a termine provvedimenti necessari, non si può essere paralizzati da veleni continui. Ormai si è a un punto di rottura pericoloso, dove non c'è più in ballo il giudizio sulla singola persona, ma il futuro della città. Piccata la replica del consigliere di opposizione Gerardo Motta, che si è lanciato all'attacco dell'ex segretario cittadino del Partito Democratico. Anche perché stasera si è insediato il nuovo sindaco della città di Battipaglia, perché io neanche quando si è insediata la dottoressa Francese ho sentito un intervento del genere. Quindi prendiamo atto che non solo in Venezuela c'è stato il golpe del doppio presidente, ma qui abbiamo un nuovo sindaco che si è insediato stasera. Nei magnifici sette, senza nulla voler togliere a nessuno, io parlo sempre a livello politico, ma a livello personale, e lo sapete. Caro assessore Bruno, non sei affidabile, non sei credibile, e te lo dice uno che ti ha conosciuto nel 2016. Caro Egidio Mire, non ti offendere, perché io ti dirò delle cose stasera, perché è giusto che si sappia. Perché io, l'ultimo tassello che mi mancava di quella stupenda campagna elettorale del 2016, era il tuo segretario cittadino, caro Egidio Mire, fino a qualche tempo fa. Poi, sentendolo parlare stasera, io ho capito perché il PD sta perdendo colpi, perché voi perdete queste energie. Certo è diverso rispetto ai ragionamenti che si facevano nel 2016, caro Egidio. E ti ricordi che la festa del PD l'hai fatta grazie al mio contributo, se tu non facevi neanche la festa del PD. No, tanto per essere chiari, parliamo di etica, di moralità, di correttezza, contributo dato al sottoscritto. E non ti dico, nel mio ufficio, alla presenza di sei persone, tu c'eri pure tu, uno dei cinque che c'erano, quello che ha detto contro di te, contro Anzalone, contro la Scalea, stasera me lo ritrovo come il fratello di Padre Pio, che viene a leggerci un elenco di cose che neanche quando si è insediato all'amministrazione ce le ha lette. Allora, etica, morale, vi voglio bene, lasciate perdere, vi voglio bene, lasciate perdere.